sinistra. Ok. Più qui o più qui? Ok, basta. Piega. Neanche così. Giù. Stai super morbida. Pancia su. Sei croccante. Sì. Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia di Virginia e faremo un trattamento osteopatico. Allora, mettiti in piedi, poi guarda me di qua. Dimmi se hai dei fastidi particolari, se hai dei dolori particolari. In questo momento dolori particolari no, ogni tanto mi danno fastidio un po' alle spalle. Ok, giù le braccia, brava. Senti tensioni durante la giornata? Ok, Magari quando sto tanto seduta alla scrivania un po' il collo, ma per il resto. che lavoro fai? Sto facendo tirocinio, sto studiando biotecnologia del farmaco. Ah, bellissimo. Tosto. Abbastanza. Stai molto seduta? Sì, sia davanti al computer che in laboratorio, quindi un pochino. Ok, quando ti viene questa tensione ti arriva anche fino alla testa, senti dolore alla testa? Ok. No, solo la parte del collo un po' che si era qua dietro. Mettiti seduta. Vediamo se hai una buona forza. Braccia dritte, guarda me, spingi forte in alto. Spingi forte in basso. Spingi fuori. Spingi dentro. Fai sport? Facevo sport, prima giocavo a pallavolo a livello agonistico, adesso ho smesso da quando c'è stato il Covid, però Ok. continuo ad allenarmi un pochino da sola, 2 o 3 volte a settimana. Ok, qua ti faccio male? No. Qua ti faccio male? Un pochino di più. Sì. Più qui o più qui? Più Più di là. a destra. Ok, più qui Sì. o più qui? Più di qui, ma mi fa male anche di là. Ok, più qui o più qui? Più No, lì ho troppo male. qui o più qui? Ok, A sinistra. più qui o più qui? Ok, basta, questa è la parte più fastidiosa del trattamento, il resto è più gestibile. Gira, 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 gira. Hai dolore? Già stai scrocchiettando un po', senza neanche toccare, fantastico. Sei bloccatissima. Allora, mettiti a pancia in su, che verifichiamo due o tre cosette, poi partiamo col trattamento. Ok. Stai bella morbida con la gamba, brava. Hai dolore, fastidio? No. Piega. Neanche così. Giù, piega. Braccio su, anche l'altro. Gira internamente. Spingi verso dentro. Mi fai un bel respiro nella bocca aperta. Vai. Fuori. Di nuovo. Fuori. Buono. Proprio in alto il problema, sono tesa solo in alto. Guarda, qua come inclino bene di qui, guarda come di qua non riesco più ad andare. Qua c'è un bel blocco biomeccanico. Nausea, mai? No. Allora, io toglierei direttamente questo, poi vediamo un attimino un'altra cosa. Qua ti faccio male? No, non troppo male. Qua ti faccio male? Sì, un po' di più. Ok, se comprimo qui, questo scende uguale. Scende. Ok, allora metti due dita qui. Stai bella morbida. Senti crack, non spaventarti, molle molle. Ok, uno, facciamo un altro. Ok.
giù, è sceso questo uguale come dolore? È sceso. Ok. Mettiti un secondo seduta, come eri prima, quindi con le gambe di qua. Stai super morbida. Pancia su. Sei croccante. Ok. Queste spalle in avanti vanno corrette, eh? Sei proprio in avanti con un accorciamento del pettorale. Allora lì ti do dei consigli poi per allungare bene. Prima bisogna fare queste manovre perché tolgono quei vincoli che non ti permettono poi di andare indietro. Poi con gli esercizi lo correggi tranquillamente. Dovrei essere un po' costante quello sicuramente, però se ci metti, ti metti di impegno lo correggiamo. Allora, vieni un po' più in qua. Braccio a me, braccio a me. Spalla a spalla. Questa tienila sempre, col resto stai bella morbida, stai bella rilassata. Sulla testa a me, brava, inspira, fuori. Ecco qua. Vieni seduta, gambe dritte, vieni più vicino a me, vieni, stop. Mani incrociate, dietro la testa. Brava, chiudi i gomiti, piegati tutto in avanti, stop. Inspira, lasciati cadere in giù, fuori l'aria. Eccole qua, giù. Sei un cracker. Mamma, schiacciatina. Parola chiave nei commenti di oggi, schiacciatina. Braccio su, dritta bene, spingi verso l'interno. Ok, ora vieni sul fianco verso di me. Qua ti sentirai cadere, non cadi, quindi stai bella molle, vieni un po' più vicina. Ancora un pelo? Stop, ferma così. Aspetta che abbiamo incannato il bottone. Un braccio qui, piegami la gamba sopra, raddrizza la gamba sotto. Gomito, gomito, testa rivolta verso l'alto, super morbida, brava, inspira, fuori. Fianco destro. Ok, brava. Anche il ginocchio è partito. Inspira, fuori. Ok. Senti mai formicoli alle mani o ai piedi? Ai piedi no. Mani? Mani dipende, magari quando è un po' freddo. Ok. Quando, non so, di notte ti svegli con una mano stanca, intorpidita? Sì, quando sono in posizioni strane, sì. Dormi a pancia in giù? No, sul fianco. Ok. Braccio alto, braccio basso? No, diciamo accovacciato. Ok. Come i bimbi. Esatto. Vabbè, così te lo posso abbonare. Basta che non alzi il braccio e basta che non dormi a pancia in giù. Se schiaccio qua ti faccio male? No. Qui? No. Qui? Un po'. Qui? Un po'. Hai un po' le caviglie bloccate, sì. Strano. Te l'hanno già detto? Sapevi già? Sì, lo sento. Sì, eh? Ok, mi fai ancora il respirone di prima con la bocca aperta, fuori, di nuovo, fuori, ok. Allora vieni leggermente più in qua e metti questa mano dietro il collo, bravissima, stai bella morbida, anche qua se senti rumore non preoccuparti, eh. Inspira, fuori l'aria, eccolo là. Vai tutta più in là, mano dietro qui, inspira, fuori l'aria, ok, che il braccio è bello rigido,
qualcosa di vero? No, per ora no. Per ora siamo bocciatissimi. Allora, mettiti a pancia in giù. Testa nel buco, braccia dietro oppure sotto qua c'è un pomellino sul lettino, come sei più comoda tu. Ok. Questo non è piacevolissimo, eh. Qua hai dolore? Sì. Qua hai dolore? Meno. Qui hai dolore? No. Qui hai dolore? No. Ok, ho ammollato bene. Seduta. Gambe di là. Vieni un po' più indietro, mano sui fianchi, pollice, bravissima, un po' più su, rilassa le spalle. Ora, quando te lo dico io, mi dai una bella gomitata all'indietro. Okay. Deve essere un colpo velocissimo, eh. Vai. Bravissima. Vai. Ok, questa è buona. Giù. Allora, rilassiamo un po' le spalle. Vedi che già adesso sei più indietro. Sei, vedi che sei già più dritta. L'unica cosa è che qua, se non mi fai degli allungamenti sul pettorale, ti torna tutto come prima. Dobbiamo proprio correggere, devi stare così. Non provare neanche a farlo forzatamente, nel senso, quando ti senti storta, sì, puoi dire, ma nah, devo stare più dritta, tiro indietro le spalle, ma tanto non funziona. No. Devi proprio fare esercizio per allungare davanti. Brava, tipo 10 secondi, esatto. Poi esatto. Poi mi esattamente. Non è piacevolissimo questo, vero? Ma un po' di sì? Mano a me. Anche le dita incrostate. Niente. Quante ne hai? 23. Ok. In realtà ne hai 82, eh? No. Ok. Allora, fammi una camminata, una passerella avanti e indietro. Dimmi se hai fastidi particolari. Seduta, rivediamo la forza e abbiamo finito. Braccia dritte, spingi verso l'alto, spingi verso il basso, molto bene, spingi verso il fuori, spingi verso il dentro. Il tuo corpo funziona molto bene, era solo un po' ingrippato. No, no, bene, bene. Ti faccio fare un bel massaggio, così almeno ti toglie un po' di tensione. L'unica cosa, appunto, mi raccomando, devi aprire, perché a lungo andare poi è sempre peggio, ti incurvi sempre di più. Adesso sei giovane, a 40 anni non va bene. Quindi intervieni ora, ti fai un bel allungamento, ti faccio vedere come si fa, mm-hmm. E basta, il resto sì, un po' acciaccata, ma okay. gestibile direi. Bene, dai. Va bene? Grande. Grazie. Grazie mille a te. Iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace. Ciao.